Hai appena cominciato a studiare l'inglese e ti trovi ad affrontare l'ostacolo più grande di tutti, capire ciò che senti. Bene, sei arrivato nel posto giusto. In questo video non solo ti spiegherò dove trovare esercizi di ascolto in inglese per principianti, ma anche come massimizzare i tuoi risultati con dei consigli pratici da non perdere. Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Serena, una language coach che aiuta chi desidera apprendere una lingua a trovare il metodo personalizzato più efficace, rapido e ripetibile per diventare fluente senza investire del tempo in strategie che non portano da nessuna parte. Oggi ti voglio parlare di come ottenere i migliori risultati dall'ascolto per principianti, perché so bene cosa significa dover affrontare questa fase della lingua. Come evidenzia Alfredo Maty nel suo libro Siamo tutti nati poliglotti, è la difficoltà di decifrare correttamente i messaggi acustici che allontana generazioni di liceali dallo studio delle lingue straniere. Ma io ci tengo che tu riesca ad apprendere la lingua al meglio, quindi ecco cosa voglio dirti oggi riguardo all'ascolto. Innanzitutto, se non hai mai studiato una lingua prima, puoi ritenerti molto fortunato. Ma come? Sono impazzita? Ovviamente no! Ti dico questo perché chi non ha mai studiato un idioma ha la possibilità di partire col piede giusto sin dall'inizio, mentre coloro che ne hanno già preso uno dovranno disimparare le metodologie scorrette usate fino ad ora. Infatti, quasi tutti gli studenti che ho aiutato negli anni avevano ottenuto risultati mediocri, semplicemente perché non avevano applicato in modo corretto le tecniche efficaci per apprendere una lingua sin dall'inizio. Quindi, se la tua domanda riguardo all'ascolto inglese per chi è principiante è che cosa ascoltare, ti stai ponendo il quesito sbagliato. Il tuo focus non deve essere cosa ascoltare in inglese per impararlo, ma come farlo. Per anni, quando insegnavo l'inglese e dicevo ai miei studenti di guardare a casa delle serie televisive, guardavano un paio di puntate e poi mollavano. Magari è successo anche a te, ma sai perché? Il loro approccio nei confronti dell'ascolto era sbagliato. Guardavano una serie con la prospettiva di un adulto che deve assolutamente decifrare tutto ciò che sente e non con gli occhi di un bambino che guarda qualcosa senza farsi domande, ma è semplicemente curioso di capire. Infatti, il miglior consiglio che posso darti per un efficace addestramento all'ascolto dell'inglese parlato è di smettere di cercare di capire tutto. Se puoi allenare l'orecchio e far sì che si sintonizzi sui suoni della nuova lingua, lascia che la serie TV che guardi in lingua originale o il podcast che ascolti facciano da sottofondo alle tue attività quotidiane. Ad esempio, puoi farlo mentre cucini, lavi i piatti o pulisci la stanza. Attenzione però! Questo è un esercizio che va fatto quotidianamente. Quindi, quante ore di ascolto inglese bisogna fare al giorno? Se desideri velocizzare il processo e interiorizzare la lingua in 6 mesi o meno, avrai bisogno di fare questo esercizio dalle 2 alle 3 ore al giorno. Invece, se non hai nessuna fretta e vuoi usare un approccio più graduale, puoi partire con un'ora al giorno per poi aggiungere del tempo. Farlo è davvero importante, perché ti permetterà di abituare il tuo orecchio a sintonizzarsi sulle frequenze e sulle vibrazioni della lingua inglese. Ciò significa che il nostro orecchio abituato all'italiano non è in grado di percepire moltissimi suoni dell'inglese o di altre lingue che arrivano a frequenze superiori. Bisogna abituarlo a farlo e con l'esercizio che ti ho consigliato ci riuscirai con successo. Sulla base di questo è facile comprendere che l'ascolto inglese per principianti non differisce da altri tipi di ascolto, perché puoi sapere alla perfezione come usare tutti i tempi verbali, come richiede il sistema scolastico, ma ciò non significa che il tuo orecchio sia davvero sintonizzato con la lingua. Ecco perché molte volte anche il secchione della classe, che ha 9 in inglese, non riesce a capire ciò che sente. Quindi, per abituare l'orecchio con le serie, puoi usare l'amatissimo Netflix, mentre se ti stai chiedendo dove ascoltare podcast in inglese gratis, ti consiglio di scaricare Apple Podcast se hai iPhone e Google Podcast se hai Android e cercare i podcast della BBC che tratta svariati argomenti. Sono sicura che ne troverai moltissimi di interessanti. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video.
Come sempre, se non ti sei iscritto al canale, corri subito! La prossima settimana ti aspetta un nuovo contenuto. Mentre, se vuoi conoscermi meglio e sapere come posso aiutarti a imparare finalmente, una volta per tutte, la lingua che desideri, clicca sul link in descrizione, dove troverai tutte le informazioni che ti servono. Ti aspetto sempre qui la prossima settimana. Ciao!